Buongiorno, oggi siamo in prossimità del passo Tre Croci, andiamo a fare un giro verso il rifugio Vandelli, ci dirigiamo verso il famosissimo lago del Sorapis, o Sorapis, visto che c'è l'accento sulla I, fatemi sapere voi qual è la dizione corretta. Il percorso inizia qui, al passo Tre Croci, e sale praticamente guadagnando poco dislivello fino al lago. È indicato un dislivello di 200 metri, quindi diciamo che è abbastanza fattibile. C'è una sorta di piccolo bivio, di qua non si va molto avanti. Il sentiero che porta al lago è questo qua sotto, scende un attimo e poi recupera subito. Questo facilissimo sentiero ci sono due o tre bivi. Questo è il primo che va giù in Valbona dove c'è l'albergo Cristallo e noi ci teniamo ovviamente lungo il 215 come ben indicato per andare verso il rifugio Vandelli. Guardate che bella la Val d'Ansiei. Stupenda, la sua morfologia glaciale davvero molto marcata, questo bellissimo bosco che praticamente tappezza tutto il fondovalle fino a Oronzo e là sopra le Marmarole e lì ci sono i Cadini di Misurina, le tre cime molto nascoste. Davvero molto panoramico questo tratto di sentiero che inizia a uscire dal bosco. C'è qualche piccolo tratto attrezzato abbastanza recente che a dire il vero non è neanche indispensabile. Eh sì, ci sono pure le scale. L'attrezzatura posta lungo questo sentiero lo rende davvero molto percorribile. La salita nel bosco ha una pendenza davvero molto delicata. Finito il bosco, iniziando i mughi, ci si avvicina al tratto attrezzato e la pendenza comincia a farsi sentire. Più che altro questi 200 metri di dislivello dovranno saltare fuori da qualche parte. Anche qui abbiamo un altro breve tratto attrezzato con cavo. Come vedete il sentiero è sufficientemente ampio da non renderlo indispensabile, ma comunque gradito nei tratti che sono molto bagnati. Vedete, questo versante è tappezzato di pini mughi ed è al sole, quindi magari nelle ore centrali può non essere così gradevole. È uno dei tratti o il tratto probabilmente più esposto di questo sentiero. È stato opportunamente attrezzato con dei cavi, però comunque rimane abbastanza impressionante per chi soffre di vertigini o ha problemi con l'esposizione in generale.
come vedete è sufficientemente ampio, non è necessario appoggiarsi con le mani, questo se non si trovano persone che scendono. Comunque questo è il tratto. Qui abbiamo il secondo e ultimo bivio della nostra passeggiata. Questo qui è il percorso che porta verso Faloria, lungo l'alta via numero 3. Noi rimaniamo nel 215, perfettamente segnalato e battuto. Quello è il rifugio Vandelli. È praticamente a 2 minuti dal lago. Siamo arrivati, questo qua è il dito di Dio, questo è il circo del Sorapis, e quella, guardate signori e signori, è una piega coricata. Questo bellissimo lago si è formato su depositi glaciali, vedete qua ci sono ancora degli erratici seminati qua e là. C'è un piccolo torrentello che scende giù e alimenta questo piccolo lago. In periodi di siccità il lago può darsi anche che non sia molto carico come lo vedete oggi. Conoscevate questo lago? No, guarda, è un posto davvero così originale che nessuno sa che esista, eh? Vuol dire qualcos'altro alla stampa? No, basta. Offesa. E mi raccomando, se fate picnic poi pulite. Non lasciate tracce del vostro passaggio. Molto importante, eh? Sapete qual è il colmo per un aeroplano felice? No, guardatevi la piega coricata, guardate che bella che è, guardate. È più interessante il mio colmo. No, amore, no. Avete visto, siamo arrivati qui lungo un sentiero che è molto facile, molto ben attrezzato, battuto. Molto famoso anche. Molto famoso e per questo è anche una zona molto frequentata. Mi raccomando, siete sempre educati quando passate in questi posti e... niente... Lasciate pulito, portate giù. Un'opinione su questo sentiero? Semplice, l'ho fatto anch'io. Allora, andate tranquilli che se l'ha fatto lei vuol dire che è approvato proprio, vero? Sono 200 metri di dislivello. No, si fa. Si fa, non è un problema. La copertura telefonica è ottima su tutto il tracciato, a parte qui, appena si entra lungo questa piccola contropendenza che ospita il lago del Sorapis, o Sorapis, che non c'è più ricezione segnale. Comunque è un breve tratto, basta attraversare il lago, avvicinarsi al rifugio e la copertura torna. Allora, il sentiero è molto facile, però non venite con le scarpe a ginnastica, rimaniamo comunque in un sentiero di montagna, anche se ben battuto. Abbiamo visto pure la polizia che passava qui a pattugliare la zona, se vogliamo. Erano almeno in due e quindi tengono un po' d'occhio che vengano rispettate le regole, è una bella cosa, e questo almeno nel sabato e la domenica. Al ritorno faremo la stessa strada della salita. Ringraziarvi, da poco siamo arrivati a più di 1000 iscritti,
Ci fa molto piacere sapere che qualcuno ci dedica il suo tempo per guardare i nostri video e anche ricevere commenti, sia che siano carichi di affetto o anche per correggere inesattezze. E se avete suggerimenti per qualche video, fatecelo sapere. Sì, se avete suggerimenti o consigli anche per migliorare quello che stiamo già facendo. O anche domande. Siamo aperti a ogni richiesta. Bene, questo video finisce qui, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. Ciao.